Perché iscriversi a una scuola come la nostra? Prima di tutto perché la nostra scuola propone una formazione che è una sintesi perfetta tra teoria e pratica, tra analisi teorica e realizzazione pratica, attraverso numerose attività laboratoriali e attraverso la produzione di format nei più diversi linguaggi del cinema e dell'audiovisivo, perché i nostri indirizzi offrono opportunità di crescita e di sbocchi professionali molto importanti, perché ha un corpo docente molto qualificato, che è formato da un nucleo di docenti di grande esperienza in ambito formativo e di professionisti del settore, che possono garantire una didattica costantemente aggiornata e permettono agli studenti di confrontarsi con stimoli molto diversi proprio per arrivare a una propria originale creatività. Buongiorno, sono Minni Ferrara, la direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Intanto, prima di tutto, benvenute e benvenuti. Siamo lieti di accogliervi nella nostra scuola, anche se di nuovo quest'anno non c'è stato possibile farlo in presenza, ma faremo tutto il possibile per darvi tutte le informazioni, tutti i chiarimenti, tutto ciò di cui potreste avere bisogno per avvicinarvi e conoscere bene la realtà della nostra scuola. Confidiamo che ci sarà più avanti un momento dove questa visita e questo incontro potrà essere fatto in presenza. Allora, avete visto questa brevissima presentazione di dati. Vorrei aggiungere qualche informazione pratica in più. Allora, prima di tutto, la nostra scuola offre due tipologie di corsi diversi, un corso triennale diurno, al termine del quale si consegue un diploma equipollente alla laurea di primo livello in arte e tecnologia del cinema e dell'audiovisivo. Dopo un primo anno comune per tutti gli indirizzi, all'interno del triennio è previsto un biennio, per l'appunto, con i corsi che adesso vi elenco e me li sono riscritti benché io conosca la scuola a memoria, perché ho sempre paura in queste occasioni di saltarne qualcuno. Mi è già successo anche l'anno scorso. Quindi leggo: regia, sceneggiatura, produzione, animazione, ripresa e fotografia, montaggio, suono e multimedia. Questi sono gli 8 indirizzi del triennio. Ma abbiamo anche un corso serale, al termine del quale si ottiene un attestato di competenza nella disciplina che si è scelta e rilasciato da Regione Lombardia. E il serale, che è una tradizione, una storica tradizione della nostra scuola, prevede 4 diversi ambiti: documentario, produzione, sceneggiatura e social videomaker. Tra un attimo passerò la parola a Simone Scafidi, che vedete qua in un'iconetta più o meno vicino a me, che è il coordinatore del primo anno e che vi spiegherà meglio nel dettaglio il funzionamento del primo anno, che ha tutta una serie di particolarità e che appunto si svolge in modo da prepararvi all'accesso al biennio. Però proprio perché parliamo di questo, vorrei fare
Una breve raccomandazione a tutti voi che mi state ascoltando. Oramai so per esperienza, in tanti anni di insegnamento qui nella scuola e altrove, che la maggior parte degli studenti che si affacciano al nostro settore, cioè quello del cinema e dell'audiovisivo, hanno sempre come prima scelta l'idea di fare regia o sceneggiatura, che sono due corsi preziosissimi, validissimi, con un grande corpo docente, con un sacco di fantastiche opportunità. Esattamente come tutti gli altri, però, molto spesso ho notato che questo desiderio espresso di fare regia o fare sceneggiatura parte dal fatto che magari si conoscono meno o si conoscono poco le possibilità e gli sbocchi professionali offerti dagli altri indirizzi. E anche, fatemi dire una cosa, molto spesso c'è un equivoco di base e vi posso garantire che non è così, ve lo spiegheranno anche i singoli coordinatori che avrete modo di incontrare più avanti in questo nostro incontro. Si presume che regia e sceneggiatura siano i corsi che hanno un elevato contenuto artistico e che gli altri siano dei corsi molto tecnici o molto pratici. Allora, nulla di questo è vero. Qualunque corso all'interno della nostra scuola, ma in realtà anche per come si è evoluto e si presenta il settore nella sua maggiore complessità in questi anni, qualunque corso, qualunque indirizzo ha una componente molto forte, anche artistica e anche autoriale. Magari si pensa che il corso di suono prepari dei tecnici del suono che passano la loro giornata con in mano un'asta a riprendere dal vivo ciò a riprendere in diretta ciò che viene detto su un set. In realtà nel lavoro di sound designer c'è tanto, tantissimo di più e c'è un contributo artistico molto elevato. Il lavoro di produzione, che sembra un lavoro molto pratico, burocratico, amministrativo, presuppone una parte di inventiva, di creatività, di flessibilità, di conoscenza di tutti i reparti, di vicinanza con il regista, che è altissimo, che è molto stimolante e che è pieno di possibilità. E questo posso dire per tutti i nostri corsi, e così per il corso di multimedia, che presenta un sacco di innovative possibilità anche tecnologiche, ma molto artistiche, molto di progettazione, molto di concept. Il corso di animazione, che magari viene associato in prima battuta di meno a una scuola come la nostra, invece i lavori di animazione che prevedono peraltro il coinvolgimento di tutti gli studenti, di tutti gli indirizzi, ruoli diversi, mescolati fra i vari corsi. Questa è un'altra caratteristica molto tipica della nostra scuola e che fa una differenza, perché in realtà non si entra in un corso e come in un compartimento stagno, non si sa che cosa fanno gli altri, non si collabora alla creatività e alla progettazione degli altri. Tutti i corsi sono coinvolti nella progettazione, nello sviluppo artistico degli altri. Quindi queste cose ve le sto dicendo, ricordatele molto bene perché è valido per il montaggio, è valido per l'animazione, è valido per il suono. Sono tutti corsi che intanto partecipano alla vita della scuola esattamente come tutti gli altri. Sono coinvolti in tutte le fasi artistiche di progettazione e prevedono un contributo creativo personale molto molto alto. Quindi siate curiosi, siate aperti, siate disponibili. Ovviamente seguite la vostra passione, ma state con gli occhi spalancati, con le orecchie aperte e concedetevi la libertà
di fare una scelta dopo che avrete capito anche meglio e che avrete avuto la possibilità di addentrarvi meglio nel nostro settore, che è tanto articolato ma molto molto stimolante ed entusiasmante. Quindi benvenute e benvenuti, spero di avervi con noi il prossimo anno. Do la parola a Simone Scafidi, che è del primo anno per l'appunto il coordinatore, e vi racconto un po' meglio che cosa accade. Da subito. Grazie. Grazie Mimmi, grazie, buongiorno a tutti. E adesso io condividerò un po' di informazioni relative al primo anno e naturalmente poi sarò a disposizione insieme agli altri coordinatori nelle stanze singole per approfondimenti e domande specifiche. Oltre a quello che ha perfettamente detto la direttrice, aggiungo che il primo anno è molto importante per i nostri studenti, per voi futuri studenti, da un punto di vista anche umano. I 90 e passa studenti affrontano il primo anno della scuola insieme, prima di dividersi nelle 8 classi del biennio. In questi anni abbiamo visto come al primo anno nascano legami, amicizie, che sono molto importanti del proseguire della scuola e che sono molto importanti poi anche al di fuori della scuola. Nascono già collaborazioni, affinità all'interno del corso del primo anno. Allora, io adesso condivido il mio schermo. E allora, il nostro corso al primo anno ha naturalmente un inizio che è quello relativo alle ammissioni alla nostra scuola, con una prima prova che è un test scritto con domande a risposta multipla che si svolgerà il 1º settembre. Poi, per quanto riguarda naturalmente le informazioni specifiche riguardo ai contenuti, ne possiamo poi parlare separatamente nella stanza del primo anno. Superata questa prima prova, che indicativamente porta ad una preselezione di circa 200 candidati, c'è una seconda prova che comporta un breve test scritto e soprattutto un colloquio con una commissione. E questa seconda parte dell'esame di ammissione si svolge nelle settimane dal 13 al 27 settembre. Vengono poi pubblicati gli esiti, quindi i 90 circa studenti ammessi, il 29 settembre. L'iscrizione alla nostra scuola si apre il 3 di maggio e si chiude il 31 di luglio. Allora, il primo anno è un percorso che offre agli studenti una formazione, diciamo, un bagaglio di ordine culturale ampio che affronta varie discipline e che sarà poi utile non solo nel biennio, ma sarà utile naturalmente nell'arricchire lo studente in vista del mercato del lavoro. E poi però si divide in due tipologie di formazione, una più di ordine teorica e una più di ordine pratico. Principalmente vengono affrontate le materie che sono poi al centro degli 8 indirizzi. Ma ci sono poi anche ulteriori materie come sociologia, storia dei media, storia del cinema, che, come dicevo prima, forniscono appunto questo bagaglio di competenze a 360 gradi agli studenti. La formazione del primo anno, anche nella sua parte più di ordine teorico, punta sempre ad avere degli appigli tangibili con quello che è il mondo del lavoro, con il mondo produttivo, anche perché noi docenti siamo primariamente dei professionisti del settore e quindi portiamo non solo le nostre competenze teoriche, ma anche quelle appunto sul campo.
Il primo semestre prevede una didattica dal lunedì, indicativamente al giovedì, però poi con la possibilità anche del venerdì, in cui la mattina ci sono lezioni relative alla sfera di digital video, quindi acustica, ottica, informatica, fisiologia, lezioni di linguaggio audiovisivo, di finzione, di documentario, e poi i principi di quelli che sono appunto i nostri 8 indirizzi. Al pomeriggio abbiamo storia dei media, storia del cinema e poi gli incontri della civica, che sono degli incontri con professionisti esterni alla scuola del mondo dell'audiovisivo, che appunto portano la loro conoscenza del mondo lavorativo a contatto con gli studenti e che appunto rispondono alle loro domande. L'orario scolastico, che prevede presenza obbligatoria, è la mattina dalle 9.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Il primo semestre andrà dal 25 ottobre fino all'11 febbraio. Gli esami del primo semestre, che sono esami scritti, quindi relativi appunto alle materie svolte, ci saranno la settimana del 21 febbraio. Il secondo semestre inizia la settimana seguente agli esami, quindi il 28 febbraio, e prosegue fino al 20 maggio. Gli esami del secondo semestre sono la settimana del 23 maggio e poi nelle settimane del 13 e del 20 giugno si svolgono gli esami di indirizzo, quelli appunto per accedere al biennio. Il secondo semestre, che è quello che prevede la parte pratica laboratoriale del primo anno, vede gli studenti la mattina dividersi in 7 gruppi da circa 13-14 componenti, che svolgono una settimana di laboratorio per ognuna delle 8 specialistiche, più un nono laboratorio di recitazione, o meglio, di direzione degli interpreti, che fornisce tutta una serie di nozioni pratiche e teoriche sul modo in cui ci si deve raffrontare da tutti i punti di vista, da qualsiasi reparto, con gli interpreti. Il pomeriggio ci sono invece altre lezioni teoriche di letteratura e cinema, sociologia, che affronterà anche la sociologia della forma dell'audiovisivo, e poi proseguiranno gli incontri con i professionisti. Conclusi poi gli esami del secondo semestre, ci sono appunto gli esami di indirizzo, che sono quelli che portano alla composizione delle classi degli 8 indirizzi di studio, che sono quelli appunto che sono già stati nominati, di animazione, montaggio, produzione, realizzazione multimediale, cioè multimedia, regia, riprese, fotografia, sceneggiatura e suono. E la composizione di ciascuna di queste classi è a numero programmato. Il numero di massimo degli studenti viene indicato dalla direzione. Ogni studente indica una prima scelta e una seconda scelta di indirizzo, e poi svolge due esami, uno per la prima scelta e uno per la seconda scelta, con una commissione. Questo in maniera molto sintetica è il percorso del primo anno. Come anticipato, io sono poi a disposizione nella stanza del primo anno per tutte le vostre domande, sia riguardo alla preparazione per l'ammissione, sia poi appunto sullo svolgimento del primo anno. Quindi ridò la parola a Mini Ferrara. Grazie, buongiorno. Grazie Simone. Allora, vi presento, abbiamo parlato degli indirizzi, abbiamo parlato di coordinatori, ve li presento perché poi saranno coloro che vi accoglieranno nelle stanze relative al loro indirizzo per rispondere a tutte le vostre curiosità e per chiarire ogni possibile dubbio. Quindi, i coordinatori, vado in ordine sparso. Regia,
Tonino Curaggi, penso che lo vediate inquadrato. Tonino, ci sei? Non vedo Tonino. Ah sì, Tonino, ok. Bene, Tonino Curaggi, coordinatore di regia. Sceneggiatura Ira Rubini. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eccomi qua. Ciao Grazie Ira. Produzione Stefano Anselmi. a tutti, buongiorno, benvenuti. Animazione Ramona Mismetti. Buongiorno, piacere. Ripresa e fotografia Diego Ronzio. Buongiorno a tutti. Montaggio Claudio Cipelletti. Ecco qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Suono Massimo Mariani. Buongiorno, benvenuti. E poi per multimedia il coordinatore è Mauro Macella, che oggi però per degli imprescindibili impegni personali non può essere presente e quindi vi accompagnerà nella stanza di multimedia e risponderà ai vostri eventuali quesiti Diego Ronzio, che vi ho presentato poco fa, il coordinatore di riprese e fotografia, che è un docente del corso di multimedia, che ha delle competenze professionali in ambito multimediale, che è quindi in grado di raccontarvi nel dettaglio tutto ciò che volete sapere del corso. E adesso che vi ho presentato i coordinatori, ne manca uno che abbiamo tenuto in fondo come ciliegina sulla torta, Stefano Giulidori, se ti presenti. Ecco perché l'abbiamo tenuto Buongiorno. in fondo, perché Stefano Giulidori è il coordinatore di quello che io ho definito prima uno storico corso della nostra scuola, e cioè il corso serale. Quindi Stefano adesso vi dà alcune informazioni sul corso serale. Prima di dare la parola a Stefano, come vi è stato detto da Lorenzo e poi vi spiegherà come fare, avrete accesso alle singole stanze relative ai vari indirizzi. Se al termine anche della presentazione di Stefano avete delle domande di tipo generale, delle domande per me, ovviamente non esitate a farle prima che ci dividiamo nei vari gruppi. Grazie Stefano. Grazie a te, Minni, benvenuti. Il corso serale, come diceva Minni, è un corso storico. Storicamente la Scuola del Cinema nasce come corso serale, poi negli anni successivi è diventato un corso diurno di televisione e poi è diventato completamente di cinema. Anche. Però è rimasta sempre la tradizione dei corsi serali, che diciamo non è un'università adesso come il equipollente all'università come il corso triennale, ma è un corso professionale che rientra nel programma della formazione permanente dell'adulto. Quindi è un corso che si rivolge soprattutto sì a lavoratrici e lavoratori che vogliono approfondire, diciamo, questo argomento, vogliono, diciamo, affrontare una nuova professione, ma anche a semplicemente a studenti neodiplomati che vogliono iniziare un percorso nell'audiovisivo. C'è un grandissimo legame tra il diurno e il serale. Come vi dicevamo, viene rilasciato un attestato di competenza della Regione Lombardia e diciamo, per quello che riguarda l'ammissione, appunto, siamo molto aperti, nel senso che non è obbligatoria una provenienza dal settore audiovisivo, anzi è molto ben accettata di portare esperienze che appartengono ad altri settori del lavoro. La durata del corso è, diciamo, di un anno, in realtà, diciamo, parte da novembre a maggio, giugno, anche a seconda di come vanno i progetti finali. Anche in questo caso non si tratta non si tratta necessariamente di una scuola o di un'accademia fatta di lezioni frontali. È quello che io, anche i miei colleghi chiamiamo un laboratorio permanente in sostanza. Non si crea una vera e propria dinamica di classe, ma di gruppo di lavoro in cui vengono sperimentati e realizzati molti progetti.
primo fra tutti, diciamo, sia in ordine cronologico che in ordine alfabetico, il corso di documentario, che realizza ogni anno, produce ogni anno 4 documentari interamente ideati e realizzati dagli studenti, che vanno puntualmente a festival nazionali, internazionali e si posizionano sempre molto bene. Quindi in sostanza c'è questa grandissima anche tradizione produttiva, più che accademica e scolastica. Nel gruppo, diciamo, nel corso di Social Video Maker, i progetti finali vengono fatti direttamente con una committenza. L'altro anno l'abbiamo fatto con Zelig, per esempio. Quest'anno invece col Museo Botanico Aurelia Jotz di Niguarda, quindi anche noi siamo radicati e collegati anche al territorio. Per quello, diciamo, che riguarda sceneggiatura, vengono realizzate, ogni studente a fine anno realizzerà la sua sceneggiatura, e i produttori, chi fa produzione, un progetto di dossier di produzione in cui si struttura come, diciamo, modello, come viene, può essere realizzato un progetto anche a livello di ricerca di fondi, gestione delle persone che ci lavorano. Quindi in sostanza questi, come avete sentito, sono obiettivi, sono percorsi molto, molto pragmatici, in sostanza, che portano qualcosa di concreto. Per tornare all'inizio, il percorso si svolge da novembre a maggio, a seconda di come si chiudono i progetti di fine anno. A parte il corso di documentario, che è un po' più lungo, diciamo che da novembre a maggio c'è la parte propedeutica e di inizio di selezione e di sviluppo dei progetti. Intorno a giugno, poi l'estate, diciamo, vengono realizzati i documentari, che poi vengono conclusi entro la fine dell'anno, entro gennaio, più o meno come periodo. Quindi è un po' più lungo. Che dire? Noi terremo sempre, ci siamo trovati bene nonostante questa tragedia dell'insegnamento a distanza. Noi ci siamo trovati molto bene comunque con la FAD, con la formazione a distanza, quindi comunque prevediamo di mantenere, comunque, anche tornando in un regime di normalità, comunque una buona quota di formazione in FAD, perché ci sono ad esempio corsi molto specifici come Social Video Maker, che ormai sono fatti di questo tipo di comunicazione, di formazione. Ricordo che Social Video Maker è molto importante, è un corso a cui sono molto affezionato, perché è un'offerta formativa che non c'è proprio in tutte le scuole, proprio un percorso così dedicato alla figura del videomaker che lavora sia a livello, diciamo, di advertising, ma anche di sociale, che gestisce il progetto a tutto tondo su tutti gli aspetti dei reparti. Quindi diciamo che la formazione a distanza è un aspetto molto legato a questo tipo di percorso, ma questo anche poi per dare in genere a tutti quanti gli studenti anche la possibilità di poterci seguire magari da lontano, in sostanza da altre città. Addirittura negli scorsi anni c'era qualcuno che si era anche candidato venendo dall'estero, venendo dalla Spagna, quindi insomma può essere una cosa che ci può molto aiutare. Io sto scorrendo velocemente un po' tutti i punti che mi sono segnato, però mi sembra di aver detto abbastanza, di aver detto tutto, quindi vi aspetto nella nostra sala così per rispondere alle vostre domande e approfondire tutto. Sì, grazie Stefano, infatti ci saranno sicuramente altre cose da dire, approfondimenti, ma ne approfitterete nelle singole stanze, in modo che tutti abbiano la possibilità di chiedere i chiarimenti che ritengono di dover chiedere. Allora, se non avete adesso delle domande di carattere generale,
rivolte a me, o insomma più sul, sul funzionamento generale della scuola. Io inviterei Lorenzo Vecchio a spiegarvi come accedere alle singole stanze. Poi vi farei vedere un breve showreel che riassume un po' l'attività che siamo riusciti a portare avanti nonostante tutte le difficoltà, nonostante le restrizioni e gli imprevisti che si sono abbattuti sulla nostra testa. E a proposito di questo, vorrei dire un'ultimissima cosa conclusiva. Sono certa che l'anno prossimo la situazione sarà sicuramente migliorata, anzi mi verrebbe da dire risolta, ma ho paura delle parole. Comunque, insomma, penso che saremo fuori da questo incubo. In ogni caso vorrei dirvi che questo lungo anno travagliato ci è anche molto servito, nostro malgrado, ma lo abbiamo fatto, ad attrezzarci molto bene e ad affinare la didattica per poter far fronte anche a improvvise situazioni che ci costringono a lavorare in remoto, che per una scuola come la nostra, voi capite, può essere molto molto penalizzante. In parte lo è, perché il nostro mondo è fatto di progettualità condivisa, di scambi e dello stare insieme. Se questo è vero per tutte le scuole, nella nostra ancora di più. Ciò nonostante, vi posso rassicurare, ve lo potranno raccontare anche gli studenti che troverete nelle stanze insieme ai coordinatori, e che ringrazio qui della loro disponibilità e del fatto che staranno con noi oggi pomeriggio, ve lo potranno raccontare anche loro, la nostra didattica non si è fermata. Abbiamo fatto veramente quello che si dice, quello che si definisce i salti mortali, ma siamo riusciti a concludere il piano didattico, siamo riusciti a fare le produzioni e i saggi di diploma, siamo riusciti a portare a termine il programma contro ogni aspettativa, nonostante tutto. Perciò, se l'anno prossimo dovessero esserci ancora delle battute d'arresto, vi posso rassicurare sul fatto che siamo pronti e attrezzati per affrontare la didattica anche e con grande efficacia da remoto. Grazie, Lorenzo. Ok, piacere a tutti. Piacere a tutti, come accennato dalla nostra direttrice Mini Ferrara, adesso abilito la funzione delle sale gruppi. Noterete nella barra di controllo del programma Zoom che si è aggiunto subito dopo il pulsante di registrazione un nuovo pulsante chiamato sale gruppi, oppure se ce l'avete in inglese si chiama breakout rooms. Una volta cliccato si aprirà un piccolo pop-up con all'interno tutte le 9 stanze, che corrisponde a una per corso più anche il serale. Come abbiamo accennato, il corso di ripresa e il corso di multimedia sono accorpate in un'unica stanza. Avete la possibilità di entrare in una stanza per volta, fare tutte le domande che volete e poi potete passare tranquillamente a un'altra stanza. Essendo che vengono definite come riunioni separate, logicamente non potete stare in due stanze in contemporanea, quindi questa cosa tengo a precisarla. Le stanze adesso sono già attive, però appena finita la mia spiegazione manderemo in onda, qui in condivisione, lo showreel che abbiamo realizzato quest'anno. Se vedete tutti la funzionalità delle sale gruppi, potete pure rimanere qui e, finito lo showreel, iniziare a dividervi. Se invece non vedete questa funzione è perché probabilmente il vostro Zoom non è aggiornato. Per aggiornarlo basta uscire da questa riunione, aprire il programma e nelle impostazioni c'è la facoltà di aggiornarlo. Se no, basta scaricarlo di nuovo dal sito ufficiale di Zoom, reinstallarlo in modo tale da avere l'ultima versione e anche questa funzione nuova attiva. Ok, quindi... Va bene, allora godetevi lo showreel che adesso Lorenzo lancia.
Un grande ringraziamento a Lorenzo, al nostro ufficio tecnico, senza il quale non saprei veramente come fare. Grazie a tutti voi, buona visione e buon proseguimento. Ciao Phil, ho sentito i tutor e vogliono cambiare progetto. Niente, stanno parlando di questa possibilità di realizzare un documentario tutto in casa. Quindi sarebbe un documentario sul coronavirus in pratica, no? No, si tratterebbe più che altro di documentare le nostre vite attraverso questo periodo di merda. Scusa, ma non ho capito, per l'attrezzatura come facciamo? La scuola è chiusa fino a nuovo ordine, quindi dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Ma voi state qui a Milano o siete tornati a casa? Tesoro? Ho qui qualcosa per te. Vuoi vedere anche tu? Cosa diavolo è stato? Sono passati gli anni e sono passati i decenni. Qualcuno ha spento la televisione per sempre, una camera da letto e adesso un salotto. Le gigine sono ancora qui, con Nene e tutti coloro che vi hanno abitato. Le mie porte sono aperte. Ogni giorno verranno nuovi amici. Verrai da me. Sì, ma quando? Non lo so. Ma perché? Per tuo figlio? È fragile. Se poi non vai, rischio di perderti. I rischi fanno parte dei legami. Oggi, verso le 3:30 del pomeriggio, il primo di noi è morto. Questo è un evento epocale. Segnerà il destino di tutti. Mortali
ed eterni. Rachele. Minni, c'erano alcuni studenti nella chat che chiedevano se bisogna prenotarsi per entrare nelle sale. No, le sale sono aperte, adesso magari tu li saluterai e poi potranno entrare. E c'era un'altra domanda che hanno fatto alcuni, riguardava le statistiche di impiego riferite alla nostra scuola. Io nel frattempo che parlavamo stavo seguendo la chat. Se vogliamo dire qualcosa rispetto a questo. Allora, parlare delle statistiche di impiego è sempre molto rischioso e generalizzante. Tra l'altro, appunto, di anno in anno cambiano i settori, cambiano le richieste, cambia l'offerta e la domanda rispetto appunto a settori specifici. Però diciamo che i nostri studenti, non voglio darvi una percentuale, perché le percentuali dipende da come si fanno e sono sempre anche un po' fasulle. Se vi potrei dire il 70%, l'80%, che è anche un dato che si avvicina alla realtà, ma non dovete ragionare in questo modo. Diciamo che gli studenti che escono dalla nostra scuola hanno molte opportunità professionali proprio perché la preparazione che fornisce la nostra scuola avvicina molto al mondo del lavoro e abbiamo un ufficio di placement che è molto attivo, che non è un'agenzia di collocamento, tendo a spiegarlo perché a volte si equivoca su questo, quindi non cerca lavoro per voi, ma crea una connessione preziosa e virtuosa tra la domanda e l'offerta, stimolando anche aziende del settore ad accogliervi in tirocinio e insomma facendo da tramite in ogni possibile modo per agevolarvi. La situazione cambia di anno in anno, sappiamo che il nostro settore è molto colpito, però posso dire che nonostante il nostro settore sia molto colpito, c'è molta richiesta all'interno, voi sapete che questa pandemia, pur creando dei danni non indifferenti a livello di sale cinematografiche, di spettacolo dal vivo e di tutto questo, ha comunque creato dall'altra parte un bisogno e una richiesta di contenuti audiovisivi altissima, per cui c'è molta richiesta a livello di scrittura, c'è molta richiesta a livello di produzione e di tutti i reparti che adesso sono collegati, quindi tutti i reparti che noi copriamo a scuola, perché proprio per questa fame, direi, di contenuti che si è venuta a creare, ci sono, nonostante le restrizioni, molti set attivi, si continua a lavorare. Quindi vorrei essere molto incoraggiante, però non voglio neanche raccontarvi delle fiabe, perché siamo comunque in un momento molto duro per il nostro paese. In generale la situazione non sarebbe diversa, anche uscendo da altre facoltà, da altre accademie. Sicuramente noi abbiamo una possibilità in più che è data proprio dal contenuto professionalizzante di ciascuno dei nostri corsi. Vi posso assicurare che noi ci impegniamo tantissimo quella connessione per crearla e mettervela a disposizione. Poi
dovete molto molto darvi da fare anche voi. Anche sul sito trovare a completamento molti dettagli e molte informazioni. Scatenatevi con le domande adesso e poi riapprofondite sul sito cinema.fondazionemilano.eu. Va bene? Grazie a tutti, grazie di essere... Vediamo nelle stanze. Ci vediamo nelle stanze, ciao. Arrivederci. Ciao.